Buongiorno a tutti. Questa è la prima volta dalla fine della guerra che la festa della Liberazione non viene celebrata con cortei, raduni, cori e bandiere. Per l'ennesima volta l'impresa di cancellarla non è riuscita all'estrema destra, rappresentata da Ignazio La Russa, che evidentemente, non sopportando il ricordo della sconfitta di un regime e dell'irrimediabile condanna di un'ideologia criminale, ha proposto che il 25 aprile si è trasformato in una giornata da dedicare ai morti di tutte le guerre, compresa quella del coronavirus, e di sostituire il canto di Bella Ciao con la canzone del Piave, cioè di cancellare un inno al desiderio di pace e giustizia e al suo posto di mettere un canto guerresco. La fermata, la festa della liberazione però, almeno per quest'anno, il coronavirus. Che non permette assembramenti e che ha impedito anche ad Angelo e a me di essere qui a Palmanova per presentarvi Fatti Non Foste, un dialogo su cultura, valori e democrazia che abbiamo già portato in molti centri della regione e che vorremmo presentare anche a voi non appena l'emergenza sarà finita. In attesa di quel momento, abbiamo accettato con gioia e con orgoglio l'invito a ricordare il 27 aprile quello che è successo nella notte tra il 27 e il 28 aprile del 1945, quando gli uomini dei gruppi di azione partigiana entrarono nella caserma Piave di Palmanova, dove dal settembre 1944 era operativo il più importante, organizzato e crudele centro di repressione contro i partigiani dell'intero Friuli Venezia Giulia. Al momento dell'ingresso nella caserma i comandi nazifascisti erano già scappati, le celle adibite alla tortura dei prigionieri erano svuotate e molti documenti erano stati già distrutti. Ma tra quelle mura è sempre rimasto lo spirito degli oltre mille partigiani e civili, donne e uomini, che lì hanno subito le violenze e le sevizie nazifasciste. Di loro ne sono morti 465 dall'identità accertata, a cui vanno aggiunti anche coloro i cui corpi non si è riusciti a identificare. Nell'attesa di tornare alla caserma Piave in doveroso e reverente omaggio a tutta la Resistenza, abbiamo pensato di incentrare il nostro obbligatoriamente breve intervento su due parole che riteniamo di grande importanza per allora, ma anche e forse soprattutto per oggi, l'esperienza e la memoria. Lascio per primo la parola ad Angelo. C'è un particolare che mi ha sempre affascinato nell'orazione piccola, in questa esortazione ai compagni eh, di eh, continuare a perseguire fino in fondo il senso della propria umanità, andando oltre ogni limite consentito. Ed è eh, una parola che Dante utilizza per definire al meglio il profilo di Ulisse, e cioè esperienza, esperienza. Esperienza dei vizi umani e del valore. Questo era il faro, questa era la costellazione che in qualche modo guidò sempre nell'immaginario dantesco, ma anche un po' in quello omerico. Il senso del superamento, la voglia di conoscenza, il desiderio di acquisire una conoscenza profonda in, in Ulisse, che non fosse soltanto quindi la conoscenza del bene ma anche quella del male, come due elementi che si rincorrono e che si impastano insieme nel nostro essere profondamente umani. No? In una dimensione, come avrebbe detto Sant'Omaso d'Aquino, di cui Dante era devoto. Che ci pone tra eh, il canto degli angeli e il latrato dei cani, ma è proprio il concetto di esperienza sul quale mi piace eh, soffermarmi per, eh, brevi, per brevi secondi in questa, in questa possibilità di scambio di idee. Perché l'etimologia di esperienza eh, viene dal greco peiron, che è appunto il confine, e quell'ex iniziale sta proprio a significare la necessità di trasgredirlo. La trasgressione, il porre il proprio Gressus, il proprio piede, il proprio passo al di là di ogni confine consentito è il senso profondo dell'orazione piccola, è eh, quell'imperativo che tutti noi sentiamo nel momento in cui le sirene ci hanno eh, riversato nelle orecchie il miele della conoscenza estrema, segreta e nascosta. Quindi quel desiderio, appunto dicevo, di andare oltre, di non fermarsi all'apparenza, di cercare la verità oltre ogni schema, dietro ogni apparenza futile o in qualche modo dietro la sagoma del, dell'apparire. Andare oltre il confine significa fare ciò che i nostri progenitori fecero all'inizio dei tempi, uscire fuori dal circuito e dello steccato del paradiso terrestre. Sì, è vero, sollecitati da quella caduta che però derivò dall'aver gustato eh, un frutto che è quello della conoscenza del bene e del male, appunto l'essere eh, accorti e avere contezza degli vizi umani e del valore. In tutto questo, secondo me, si ravvisa la genialità di Dante, che interpreta la figura di Ulisse in una chiave sicuramente non classica, ma profondamente medievale, ma andando anche oltre l'immagine che il Medioevo ci ha già consegnato dell'eroe omerico, e cioè un seme che è già profondamente umanistico, perché la radice di questa di questa fiamma antica che diventa una glossa, diventa una lingua che si agita a sollecitare la nostra coscienza, è proprio la consapevolezza che eh, è umano anche cadere, è umano anche sbagliare ed è sublime farlo nel momento in cui questo eh, si compie in un volo che per quanto folle ci rende davvero simili e probabilmente superiori anche agli angeli. Perché? Passibili di errore e di caduta. La parola esperienza ricorda cose fatte dai nostri avi e dai nostri genitori e sprona noi stessi a proseguire sulla medesima strada. Io invece vorrei richiamare alla vostra mente un'altra parola che non può abbandonare noi e che deve essere trasmessa come un prezioso tesoro e non come un pesante fardello a coloro che ci seguiranno, la memoria. Mi piacerebbe ricordare uno per uno i nomi delle vittime della caserma Piave, non solo per gratitudine, ma anche per il bisogno di richiamarli alla mente affinché le loro vite, più che la loro morte, ci facciano pensare seriamente al perché siamo qui oggi e a quanto la resistenza debba essere ancora mantenuta viva e presente se davvero vogliamo sperare che questo nostro paese torni non soltanto a vedere la luce al termine di questa maledetta notte che stiamo attraversando, ma anche che si riprenda a sperare. Soprattutto dopo che sempre più palesi, impudenti, virulenti e sfacciati sono i tentativi di spezzare quel ricordo, di dividere, di infangare ulteriormente quei valori di riportare nella vita di ogni giorno alcuni di quegli incubi che hanno avvelenato il ventennio fascista e il quinquennio della guerra, soprattutto il razzismo, la xenofobia, l'odio per il diverso. Se tutti noi ci fossimo ricordati ogni giorno delle donne e degli uomini massacrati dai nazifascisti, oggi la situazione sarebbe sicuramente diversa, perché la memoria è l'unica cosa che può impedire quella manipolazione della realtà che è stata fondamentale nello stravolgimento di questa nostra Italia e con un'efficacia tale che nel nostro paese i negazionisti della Shoah oggi sono un terrificante 15,6% della popolazione e che addirittura il 37,2% degli italiani pensa che la recrudescenza dell'antisemitismo sia dovuta soltanto a provocazioni o a scherzi. La memoria serve per ricordare chi ha voluto questa Costituzione e i suoi valori, chi, deposte le armi, ha saputo trasformare quel drammatico modo di vivere e combattere in pacifica pratica quotidiana, difendendo libertà, democrazia, lavoro, uguaglianza, dignità giustizia, solidarietà, equità sociale e pari opportunità nel rispetto della diversità e del pluralismo, battendosi per i diritti umani di tutti e non soltanto di determinati pur vasti gruppi razziali, religiosi o economici e ripudiando la guerra. La resistenza non è e non sarà mai di chi a questi valori, anche a uno soltanto di questi valori, si oppone. La ribellione al nazifascismo non è stata una rivolta, perché la sua repentina fiammata iniziale non si è esaurita altrettanto rapidamente. E non è stata nemmeno una rivoluzione, perché è scaturita quasi spontaneamente, senza lunghe preparazioni filosofiche, è stata però, raro esempio nel mondo e nella storia, la sommatoria di queste due cose, perché ha chiamato in campo gente di ogni ceto, chiedendo anche sacrifici estremi, come quelli di tanti giovani che non hanno potuto invecchiare. E poi ha saputo allungare i suoi benefici in flussi per sempre, mi sarebbe piaciuto dire, o almeno per alcuni decenni, lasciando comunque in buona parte della popolazione la voglia di resistere ancora per difendere la propria libertà, dignità e indipendenza. Pensiamo al nostro paese, a noi stessi in questo momento: la realtà è che abbiamo delegato troppo, che non abbiamo usato la democrazia rappresentativa, ma l'abbiamo stravolta, svilendola nel ruolo e nella sostanza, riducendola al rito del voto usandola soltanto come comido, comodo alibi per non rischiare, per non sporcarci le mani, per non metterci la faccia, per non sudare eccessivamente. La realtà è che per pigrizia o per stolido ottimismo siamo diventati molto diversi dai nostri genitori. Sentiamo spesso ri, ri, ripetere assurdamente che destra e sinistra sono definizioni ormai prive di valore, che dobbiamo essere protagonisti di un'opera di pacificazione nazionale. D'accordo? ma una volontà di pacificazione non può vivere sulle menzogne e sulla malscalzonaggine. Può smussare certi spigoli, ma non può colmare abissi. È impossibile operare fianco a fianco con chi rimpiange i vecchi lager e guarda con soddisfazione agli odierni CPR dove sono imprigionate persone che non hanno commesso alcun reato, ma hanno soltanto la colpa di avere pelle, lingua, religione, nazionalità diversa dalla nostra e soprattutto di essere tanto poveri da non potersi assicurare quei viaggi e quelle residenze che ai ricchi sono sempre stati possibili e davanti ai quali nessuno protesta. Anche per questo è del tutto sbagliato e anzi è inammissibile pensare che sia indifferente delegare la propria vita a chi ai valori della resistenza crede o a chi invece li dileggia. Perché, se la luminosità dell'anima degli uomini può andare dal bianco al nero, con in mezzo infinite sfumature di grigio, è altrettanto certo che le ideologie che hanno dato vita alla resistenza e al fascismo sono alle estremità opposte dello spettro. Ed è anche sbagliato dire che bisogna lasciare fuori la politica da queste celebrazioni perché in momenti come questi è importante la condivisione dei valori e non delle apparenze. Perché essere antifascisti è fare politica. Credere nella democrazia è fare politica. Non mediare su certi principi è fare politica. Ricordare che l'articolo 1 della nostra Costituzione, nata dalla Resistenza, pone il lavoro. A fondamento di tutto è fare politica. Ribadire che la preeminenza spetta sempre ai bisogni degli uomini e non a quelli dei bilanci è fare politica. Celebrare il 25 aprile con i ragazzi affinché tutte le generazioni siano consapevoli della nostra storia e diventino sensibili e attente, prima che sia troppo tardi, a ogni pur minimo ma progressivo degrado etico e democratico è fare politica. Perché dire che l'indifferenza e il non prendere posizione sono già complicità e fare politica. Senza tutto questo, celebrare la liberazione non avrebbe il minimo senso.